Enrico Stefano, presidente della Commissione Trasporti del Campidoglio. Presidente, buon pomeriggio e benvenuto a Teleradio Stereo. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Parleremo anche dello stadio della Roma, ma partiamo dal bilancio, perché avete approvato il bilancio di previsione 2017-2019, avete fatto in tempi anche rapidi una manovra da 5 miliardi di euro. Vogliamo spiegarla ai nostri ascoltatori? Beh, assolutamente, assolutamente sì. È stato raggiunto un risultato, mi sento di dire, quasi storico, perché la città di Roma non era più abituata a dei bilanci di previsione che fossero veramente di previsione. In passato, nella migliore delle ipotesi, il bilancio si approvava a marzo, ad aprile, e quindi vanificando tutto il lavoro di pianificazione che invece noi siamo riusciti ad imporre con questa manovra approvata appunto il 30 gennaio. Ci sono degli investimenti importanti anche sui trasporti, che poi è il settore che seguo più da vicino, e finalmente per la prima volta la città di Roma è tornata ad investire sui trasporti. È tornata ad investire sui trasporti in maniera decisa, in maniera determinata, ridisegnando la città sul trasporto pubblico, quindi apportando in futuro dei benefici tangibili per tutti i cittadini che oggi magari sono costretti a spostarsi nel traffico, in automobile, con mille ripercussioni. Invece noi torniamo ad investire sul trasporto pubblico, e lo facciamo tra l'altro su degli assi strategici come via Tuscolana, come viale Marconi e così via. Quindi un bilancio importante, appunto, ripeto ancora una volta, approvato in tempi quasi record. Allora cerchiamo, presidente, di entrare nello specifico, no? Perché nei prossimi 3 anni l'investimento è di oltre 570 milioni di euro, di cui circa 430 milioni per il trasporto e mobilità. Allora cerchiamo di capire come cambierà però questo trasporto. Lei ha parlato della Tuscolana, ha parlato di alcune zone di Roma. Come cambierà? Sì, faremo degli investimenti importanti per riservare degli spazi al trasporto pubblico, quindi 2 corsie preferenziali strategiche, anche un pochino per quello che rappresentano, su Viale Marconi e via Portuense. Quindi tutte le linee di autobus che transiteranno su quegli assi oggi congestionati saranno più veloci, più puntuali e più efficienti. Importante soprattutto la corsia preferenziale su Viale Marconi, perché sarà una corsia che è già predisposta per il tram, quindi nei prossimi bilanci potremo trovare, e siamo fermamente convinti che riusciremo a farlo, delle risorse per realizzare lì anche una linea tranviaria, quindi collegare quel quadrante di Roma densamente popolato con la rete tranviaria. Ancora abbiamo finanziato un progetto molto importante, che è quello della corsia ciclabile su via Tuscolana, una via oggi anche quella congestionata, dove invece andremo a ridisegnare un pochino l'asse stradale, dando spazio anche alle biciclette. C'è anche un investimento importante per l'isola ambientale del Rione Monti, un rione centrale, un rione storico, un rione importante, che andremo a riqualificare con delle misure, con una ZTL, ridisegnando, allargando i marciapiedi, pedonalizzando alcune strade. Quindi ripeto, ci sono degli investimenti importanti che possono sembrare minimi, ma vi assicuro che è un'inversione di tendenza importante rispetto agli anni passati. Sulla metro C cosa possiamo dire? Quale notizia possiamo dare ai nostri ascoltatori? Metro C, assolutamente, stiamo lavorando a stretto giro. Io tra l'altro anche l'altro giorno, domenica, ho seguito i lavori di manutenzione straordinari che abbiamo fatto a Malatesta sul deviatoio. Stiamo con il nuovo amministratore unico di Roma Metropolitana, che abbiamo nominato nei mesi scorsi, e riusciremo ad aprire la stazione di San Giovanni per settembre-ottobre, una scadenza importante che vogliamo mantenere, perché quella stazione ovviamente è strategica, perché finalmente metterà in comunicazione la linea C e la linea A, quindi con dei benefici fondamentali importantissimi per tutto un pezzo di città importante, tutta la Roma sud-est, e quindi stiamo lavorando a stretto giro. È ripartito il cantiere di Ambaradam, che era fermo da maggio, siamo riusciti a superare gli aspetti archeologici, quindi anche quel cantiere è ripartito, e vogliamo chiudere il prima possibile, consegnare il prima possibile ai cittadini romani le stazioni appunto successive di Ambaradam e Colosseo, appunto, importante, perché avverrà in questo modo lo scambio con la linea B. A proposito di linea C, no? C'è la tratta Roma-Pantano, una volta addirittura arrivava a Fiuggi, questa tratta che è ancora esistente, no? La Roma-Pantano, che è in sostituzione della linea C che passa lì. Cercate, come dire, di tenerla in vita questa Roma-Pantano per il trasporto locale o cosa? Assolutamente, assolutamente sì, è fondamentale preservare questa linea e investire in questa linea, perché io dico sempre, quando abbiamo delle infrastrutture, poi delle infrastrutture come quelle su ferro, è fondamentale metterle a sistema e investire risorse su di esse. Purtroppo la linea nelle precedenti gestioni fu interrotta a Centocelle, noi stiamo lavorando fin dal primo giorno con l'obiettivo di riaprire questa linea fino a Giardinetti, perché è fondamentale per le comunicazioni anche tra quartieri. Tra l'altro si dice che la linea Roma-Giardinetti e la linea C siano in competizione, in realtà diversi studi dimostrano che non è così, che anzi porta passeggeri anche sulla linea C. Presidente, prima di parlare dello stadio le chiedo una battuta su Roma TPL, perché noi la stiamo seguendo ormai da anni, ci sono ritardi ogni mese nel pagamento degli stipendi. Quale messaggio possiamo mandare
agli autisti che sono anche nostri ascoltatori. Ricordiamo che è il servizio periferico della città di Roma. Sì, assolutamente sì, e purtroppo ci sono dei ritardi nel pagamento degli stipendi anche in questo mese, ritardi che non dipendono da Roma Capitale, perché è sempre stata puntuale negli ultimi mesi Roma Capitale con i pagamenti. A fine dicembre sono stati pagati anche gli oneri per quanto riguarda il contratto collettivo nazionale, diversi milioni di euro che sono stati liquidati che sono stati riconosciuti alla Roma TPL. C'è un problema adesso anche finanziario dell'azienda, per cui talvolta alcune liquidazioni della ragioneria di Roma Capitale si fermano perché ci sono magari delle aziende che sono creditrici nei confronti della Roma TPL, quindi si deve ogni volta ripartire con tutto il processo. Però l'abbiamo detto più volte, l'azienda che deve mantenere fede agli impegni presi, più volte anche davanti a noi, davanti al prefetto, quindi anche davanti ad organi superiori, perché non è tollerabile continuare ogni volta questa storia ogni mese che con dei ritardi. E noi l'abbiamo detto più volte, siamo pronti anche a delle operazioni, a delle misure straordinarie su questo aspetto, però prima di arrivare a ciò vorremmo riuscire a far funzionare il contratto esistente. Presidente Stefano, io lo ricordo ai nostri ascoltatori, lei è un esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, ha la seconda consigliatura, dunque è arrivato in Campidoglio con l'allora sindaco Marino e ha partecipato già nel 2014 alle discussioni e all'approvazione della delibera di interesse pubblico, votando no sullo stadio della Roma. Oggi c'è grande apprensione tra i tifosi giallorossi, è stata chiesta e ottenuta questa mattina una sospensione della conferenza dei servizi che tornerà a riunirsi il prossimo 3 marzo. Vogliamo insomma dire ai nostri ascoltatori se secondo il Movimento 5 Stelle lo stadio si deve fare oppure no, lei che ha partecipato anche alle riunioni dei consiglieri comunali sullo stadio, che cosa è emerso, che cosa vi siete detti in queste riunioni, qual è la vostra intenzione? No, sicuramente c'è l'intenzione di realizzare l'opera, di realizzare lo stadio. Ci sono sicuramente alcuni aspetti che si stanno rivedendo con la società per quanto riguarda le cubature, per quanto riguarda gli altri interventi, ma la volontà di realizzare l'opera c'è assolutamente e mi sento di confermarla. Su questo, Presidente Stefano, c'è anche il parere favorevole degli altri consiglieri che tra qualche settimana, se poi arriverà l'ok, dovranno votare la variante urbanistica, quindi c'è un consenso anche da parte degli altri consiglieri che siedono come lei in aula Giulio Cesare in consiglio comunale, possiamo dirlo ai nostri ascoltatori, perché oggi a leggere i giornali no, emerge un po' di scetticismo. Invece lei che cosa si sente? Ripeto, ci sono aspetti che vanno sicuramente rivisti, che poi stanno rivedendo i miei colleghi che seguono da vicino l'urbanistica, ma il tema dell'opera in sé c'è sicuramente la volontà di portarla a termine, appunto magari rivedendo nel numero le cubature previste, ma lo stadio c'è l'intenzione di realizzarlo. Si riuscirà entro il prossimo mese a chiudere questa vicenda? Ma penso proprio di sì, anche perché insomma il tempo già ne è trascorso parecchio e penso sia doveroso dare delle risposte o in un senso o in un altro, ma dare delle risposte definitive, quindi penso di sì. Quindi onorevole, chi dice che il Movimento 5 Stelle, i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle sono contrari allo stadio della Roma, perché questo sarebbe emerso dalle vostre riunioni, dice e scrive una cosa che non è nei fatti, dice una cosa che non è vera. Molto spesso si porta un po' ad esasperare le situazioni, anche perché su temi come questi si sa che c'è un interesse particolare da parte della cittadinanza. Ripeto, noi non è che siamo contrari all'opera in sé, siamo contrari a un eccessivo, diciamo così, contorno, passatemi il termine forse poco tecnico, che è nato intorno allo stadio, perché sappiamo benissimo che lo stadio è solamente una percentuale ridotta dell'intero. Il problema sono le torri, secondo sì, voi. Sì, diciamo il tema è quello sul quale si stanno confrontando i miei colleghi che seguono da vicino l'urbanistica, però ripeto, è solo quello il problema. Quindi sì, il problema è soltanto una questione di cubatura. Sì. E poi ovviamente anche la destinazione delle altre opere. Io, occupandomi proprio di trasporti, ho seguito il tema famoso della diramazione della linea B e ho più volte suggerito sia io che l'assessore che il dipartimento che invece era più opportuno dedicare quelle risorse alla Roma Lido piuttosto che fare una diramazione della linea B che avrebbe di fatto rischiato di portare al collasso la linea. Però voi siete per un potenziamento della assolutamente della Roma Lido, e poi non dimentichiamoci lì c'è sempre la FL1 che è una ferrovia regionale insomma abbastanza importante, che tra l'altro collega dall'altra anche parte del Tevere. Sì, dall'altra parte del Tevere, che tra l'altro collega anche con l'aeroporto, quindi immagino anche eventuali partite internazionali o
certo, tifosi che arrivano con l'aereo, sarebbe strategico anche dal punto di però vista. Il Movimento 5 Stelle, i consiglieri comunali non sono contrari allo stadio, voi siete per un accordo con i proponenti, ovviamente certo, nel prossimo mese, perché ormai certo, il tempo, questo possiamo dirlo, sì, può essere, diciamo, il titolo di questo suo intervento. Assolutamente. Perfetto, grazie al presidente della Commissione dei Trasporti del Campidoglio ed esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, Enrico Stefano, e grazie al nostro direttore Marco Fabriani. È tutto, buon ascolto. Grazie.